pacchetto Elf perché mi è arrivato proprio 10 minuti fa, eccolo qui. Questo è il secondo ordine che faccio e ho preso, mi pare, 6 cose. Adesso lo apriamo insieme e vediamo subito se c'è tutto. Prima tiriamo fuori il foglio con tutte le informazioni. Io l'ho ordinato il 27 e oggi è il 7 novembre e mi è arrivato. Ho ordinato un rossetto della linea base, un paio di ciglia finte, due blush, l'allover stick, quello famosissimo, in pratica correttore, eccetera, fondotinta, e poi un pennello. Ecco qua il rossettino, l'ho preso nella tonalità Seductive 7703 ed è questo qui. Adesso lo apro. Io naturalmente prima di acquistare delle cose online guardo un sacco di swatches e questo qui è il colore. Non so se si può vedere. Credo di sì. Comunque è un non lo so, mi pare un rosso ma con una punta di rosa. Io provo a farvi vedere il colore. Non so quanto si possa vedere. Comunque vi metterò come sempre la foto. E mi piace molto, questi rossetti mi piacciono molto perché sono pigmentati e anche idratanti, quindi non seccano le labbra. Questo è uno dei blush. Sempre della linea, no, questo è della linea studio mi pare, perché vediamo subito, sì, l'ho pagato 4,50 € ed è il numero Tickled Pink. L'ho preso perché mi serviva un colore rosa, dato che io comunque scelgo sempre blush sul color terra, albicocca, non lo so, mi piaceva avere un colore più rosato ed è questo blush. La mia mano è già piccola di per sé, guardate quanto è piccola. Il colore è questo qui, comunque se cercate su Google degli swatches lo vedrete meglio. Questo è il pennello che ho scelto, non è il famosissimo powder brush, perché sapete che è molto famoso di questo brand, però io ho scelto il pennello smudge brush, perché comunque io faccio sempre dei trucchi dove sfumo la matita sia sopra che sotto e non volendola troppo sfumata, ecco, ho già perso un pelo, vabbè, vedremo poi nel lavaggio, sfumando sempre la matita sopra e sotto e non volendola troppo sfumata, magari questo qui con delle setole morbide ma compatte magari mi aiuta. Un altro pelo, va bene, e quindi vedremo come si comporterà. Questo è un blush che volevo da un sacco di tempo, indovinate che colore ho preso? Il Candied Coral, perché sapete che è il doppione dell'orgasm di Urban Decay. Comunque sapete tutte come è fatta e sicuramente ce l'avrete ed è un po' polveroso ed è questo qui. Spero di non accecarvi. Altro blush, poi cosa manca? Ok, le ciglia finte e l'allover e ci sono. Ho scelto un paio di ciglia finte, diciamo naturali, anche se quelle a ciuffetti che ho preso nell'ordine scorso non mi sono piaciute per niente, perché non sono riuscita ad applicarle. Ma non è che sono stupida, perché per il trucco di Halloween quelle a ciuffetti della Essence sono riuscita ad applicarle, quindi non so, magari non mi ci sono trovata bene. E il paio di ciglia finte in questione che ho preso sono queste qui. Come vedete sono naturali, anche se abbastanza lunghe. Ecco, adesso non riuscirò mai più a metterle dentro. E poi ho preso l'allover nella tonalità Ivory ed è questo qui. Questo qui che a vederlo, no, a vederlo è leggermente arancione, però sulla pelle è perfetto. Oddio, anche questo ha un odore agrumato che odio. Non so come farò, perché l'odore mi ricorda troppo gli antibiotici che prendevo da piccola. Io
Odio questa cosa. Ok, io vi ho detto tutto, questo era il mio piccolissimo ordine elf, spero che magari avete visto qualche prodottino interessante. Ho pagato tutto quanto, 1,70 € a parte i due blush, e tra l'altro c'era anche la promozione in cui le spese erano gratis, quindi ho pagato solamente il totale dei prodotti, ossia 15,80 € 16 euro per 6 prodotti, quindi non male. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti, quali mi consigliate assolutamente di provare e quali invece odiate e quindi che non dovrei mai comprare. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!